Quello che molti club italiani e che la Lega Serie A speravano non potesse accadere, sta in realtà per succedere. Perché, attenzione, attenzione, da che era la Juventus brutta e cattiva che rubava e che ogni giorno faceva altro che rubare a tutto il mondo, oggi forse qualcuno si sta rendendo conto che non è la Juventus a essere brutta e cattiva, ma probabilmente è un sistema, quello italiano calcistico, che è sbagliato, che ha delle lacune, che probabilmente è marcio sotto vari aspetti. Ed è per questo che, guarda caso, oggi la stampa parla di un'inchiesta, quella Prisma, che non riguarda più soltanto la Juventus, ma va, visto che gli scambi non si fanno da soli, ma si allarga. Attenzione perché gli atti vanno verso Bergamo e Genova. Scopriamo tutto nel dettaglio perché ci sono tante cose di cui parlare perché chiaramente questa situazione è molto particolare e quindi va seguita passo dopo passo. Ed è per questo che vi invito a supportarci, ma soprattutto a seguirci. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi perché su FCM Sport cercheremo costantemente di darvi aggiornamenti sulla situazione Juventus, ma sull'inchiesta Prisma, ma in generale su tutto il mondo del calcio e anche sul mondiale che in questi giorni sta andando avanti. Ora ci saranno i quarti di finale, quindi vi invito a supportarci e a seguirci. Ovviamente iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Ah, ovviamente. Like a questo contenuto. E allora, a quanto pare l'inchiesta si allarga. È quello che diciamo che la Lega voleva evitare, che le altre squadre volevano evitare. Ed invece, attenzione perché dalla procura di Torino si passa a quella di Bergamo. E attenzione perché si passa anche a quella di Genova. Infatti le indagini condotte nei confronti della Juventus potrebbero presto allargarsi. Quindi non solo la Juve, cosa di cui parlavamo spesso negli ultimi giorni, ma anche altre società. Perché è chiaro ed evidente, se ci riflettiamo un attimo, e se ci togliamo i panni di tifosi e ci vestiamo da persone obiettive e in grado di poter analizzare il tutto senza colori e strisce addosso, ci rendiamo conto che questo sistema qui non è un sistema. Non è mai stato un sistema normale. Sempre stato un sistema in cui tutti sfruttavano determinate situazioni per trovare vantaggio. E tutte le squadre sfruttano questo sistema delle plusvalenze, o comunque lo hanno fatto. E oggi si parla di Bergamo e di Genova, e quindi di Atalanta e di Genova, del Genova, perché la Juventus ha fatto affari con loro. Ma sappiamo benissimo che tutte le squadre, ripeto, tutte le squadre, Inter compresa, hanno utilizzato dei meccanismi per dare un po' più valore rispetto a quello che realmente avevano, soprattutto a molti giovani. Infatti, nell'ambito di queste plusvalenze, diciamo artificiali, sono venute e ora emergono altre situazioni. Vedi il caso di Romero, che dal Genoa alla Juventus nel 2019 va per una cifra intorno ai 26 milioni di euro. E la situazione Romero è particolare perché poi lo vendi a 26 milioni, poi lo dai all'Atalanta per 16 con 4 di bonus, ma poi di fatto un'operazione che chiude lo stesso Paratici quando va al Tottenham, che lo prende per 50 milioni di euro. Situazioni molto strane, però io continuo a dire che anche lì con Kulusevski, uno Kulusevski pagato 35, però io continuo a dire che la vicenda legata alle plusvalenze, secondo me, è, come dire, la vicenda meno interessante, o meglio, meno pericolosa. Perché poi di mezzo ci sono situazioni come quella di Muratore, che valeva 7 milioni, dato dalla Juventus all'Atalanta, e altri giovani che potevano inserirsi nella trattativa. E che poi alla fine sono andati a essere inseriti, vuoi non vuoi, nel calderone. Ma io sono convinto che in questo momento proprio la plusvalenza può essere uno degli ultimi problemi. Ma perché? Perché la plusvalenza si tratta dei valori che non sono oggettivi nel calcio. Ognuno può dare obiettivamente il valore che vuole ai propri giocatori. Il fatto che questo calcio sia tutto influenzato da questa situazione è legato anche da che cosa? Delle parole di De Laurentiis, che oggi, a domanda esplicita e diretta sulla vicenda Juventus, non ha detto eh sì, la Juventus ruba, avete visto, noi siamo quelli puliti e loro sono quelli sporchi. No, ha detto una nuova calciopoli? No, non sta a me dirlo, non sta a me stabilirlo. Io l'ho già detto che il calcio è malato dall'alto. Quindi lui non parla della Juventus. E lui, attenzione,
De Laurentiis, quando ha dovuto parlare male la Juventus, non ho mai avuto troppi problemi a porsi in maniera antipatica, diciamo così, nei confronti della Juventus. Non ha paura di mettersi contro nessuno, lo sappiamo. Però in questo caso non lo fa. Dice, parla addirittura di piani alti. E dice, è malato dall'alto, perché quando uno non vuol capire che non ci sono sufficienti risorse per andare ancora avanti con questa tipologia di campionato e non si vuole fare la rivoluzione copernicana perché poi bisogna essere rieletti, è un problema. E lasciatemelo dire, secondo me ha perfettamente ragione. Questo, infatti, dice De Laurentiis, è un problema di tutti quelli che sono sottoposti a rielezione nel mondo della politica, nel mondo dell'industria, nel mondo dei sindacati, nel mondo dello sport. E quindi nel mondo dello sport la sorveglianza è latente e la volontà di voler modificare e crearsi magari delle antipatie è difficile trovarla. Poi parla della situazione Napoli, ma non da quel punto di vista, ma dal punto di vista proprio prettamente sportivo. Bisogna dirlo, però in questo caso De Laurentiis ha ragione da vendere, perché da quando è venuta fuori questa situazione, ed è per questo che secondo me dal punto di vista sportivo difficilmente vedremo delle cose eclatanti, difficilmente vedremo delle penalizzazioni che andranno oltre qualche punticino di penalizzazione. Ma vi dico perché. Perché se si fa un'inchiesta, se c'è un'inchiesta sulla Juventus, automaticamente, secondo me, se si è in un paese e in un campionato in buona fede, dovrebbe esserci un controllo a tappeto per tutti. Questo mi sembra ovvio. Mi sembra ovvio in un paese pulito. Spero che lo sia. Perché la vicenda plusvalenza non è una vicenda che riguarda la Juventus. Lo sappiamo da anni che tante squadre hanno, a volte, per sistemare un po' il bilancio e per poter andare avanti in una situazione, perché attenzione, noi da fuori siamo tutti bravi a dire loro hanno sbagliato, ma tutto questo è andato a coincidere col periodo di pandemia, lì dove tanti hanno avuto tantissimi problemi, e l'abbiamo sempre detto, il calcio è stato uno di quelli che ha sofferto di più, perché sì, è un mondo pieno di ricconi, di grandi sceicchi e tutto quello che volete, ma quando i problemi ci sono economici, ci sono per tutti. E in questo caso tutte le squadre italiane lo hanno avuto, soprattutto le squadre italiane, che non navigano nell'oro da parecchi anni. Ed è per questo quindi che io credo che fondamentalmente, come dire, questa vicenda qui dovrebbe poi espandersi. Cioè, al di là dell'ambito, dobbiamo scindere le due cose, giustizia ordinaria, giustizia sportiva. Per ora soffermiamoci su quella sportiva, perché quella ordinaria c'è ancora tanto di cui parlare, ma per quanto riguarda quella sportiva, io ho come l'impressione, dopo aver sentito anche quelle che sono le parole dei vari presidenti di Lega, a me sembra che ci sia quasi la paura di voler aprire il calderone, ci sia quasi il terrore, e lo capisco, perché questo porterebbe a una vera rivoluzione di tutto il calcio italiano.